Nel tempo in cui tutto volge al termine, nel tempo liturgico in cui la Chiesa medita sulla fine delle cose, sulla corruttibilità delle cose, sulla fine e sul fine di una vita, sul mistero della morte, sul mistero della vita, su come la vita è proprio uno scambio continuo di vita, di morte, di amore, di dolore, di venire alla luce e di finire nella terra, di desiderare il cielo. Ecco, in questo clima liturgico non dobbiamo dimenticare che siamo figli della Pasqua, figli della Resurrezione, figli della luce. Che il Signore è il Dio di Abramo, dice oggi il Vangelo, di Isacco, di Giacobbe. Ecco che c'è una genealogia, cose che nascono, cose che fioriscono, cose che si tramandano. Perché? Perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. E quello che abbraccia un po' tutto, l'inizio e la fine, della vita, delle cose, del mondo, della storia, è un Dio che è il vivente, un Dio che è amore. Per cui, così si dice nel versetto della prima lettera ai Corinzi, che prepara la lettura del Vangelo, si semina un corpo corruttibile, ma risorge incorruttibile. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terrestre, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Abbiamo bisogno di ricordare sempre questa postura pasquale, questo orientamento alla vita. Perché facciamoci una domanda: cosa vuol dire difendere la fede? Perché la nostra psicologia un po' impaurita, un po' segnata dal peccato, quindi dalla fragilità e dal peccato, ce la fa pensare a mano armata, una mano aggressiva, una mano difensiva, una mano armata, ma non è questo il punto. Oggi la Chiesa, attraverso anche il Santo Padre, ci invita proprio ad avere una posizione missionaria, evangelizzatrice. È il tempo della nuova evangelizzazione, si difende la fede annunciandola fondamentalmente. Essere figli della luce e quindi essere il sale della terra e la luce del mondo, portando l'annuncio di un Dio in cui l'ultima parola non è la morte, è proprio la vita. E quindi non guardare troppo le vicende di questo mondo, i drammi, le tragedie, se non con uno sguardo sapiente. Lo sguardo sapiente è proprio quello che si ricorda delle grandi opere che Dio ha fatto, la sua vittoria sul male, sul demonio, sul peccato, sulla morte. Per cui, come dice il Salmo oggi, poter cantare: sei tu, Signore, mio rifugio e mia salvezza. Quindi anch'io non devo difendere me stesso, gli altri, la fede, la Chiesa, ma a mano armata. Benedetto è il Signore, mia roccia, è Lui che addestra a suo modo le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. È Lui che è mio rifugio, mia liberazione, mio scudo in cui confido. Ecco, nella Bibbia, passando dall'Antico al Nuovo Testamento, le immagini anche militaresche della lotta, che è questa vita, in questo mondo, del combattimento spirituale che c'è in questo mondo, che a volte diventa anche combattimento fisico, cruento, lotte tra i popoli, martirio, persecuzione dei cristiani, eccetera. Ecco, si passa sempre di più con San Paolo alle immagini militari, dove lo scudo, l'elmo, la spada, la corazza vengono a rappresentare dei valori spirituali. Perché poi, quando si va a vedere le alterne vicende della storia, si vede di tutto. Per esempio, oggi nell'Apocalisse c'è la figura dei due candelabri e dei due olivi. E cosa succede con questi qui? Semplicemente succede di tutto. Dalla loro bocca uscirà un fuoco. Nel tempo in cui viene dato loro di testimoniare, ecco, esce un fuoco che divorerà i loro nemici. E così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. Addirittura testimonianza di queste figure bibliche, apocalittiche, dice che hanno una signoria sulla storia.
in nome del Signore, cioè essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada la pioggia, hanno anche il potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli. Solo che poi, quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà, ecco. E addirittura i cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città. Ecco, qui il cristiano c'è un tempo di testimonianza, anche vincente, storicamente vincente, ma poi c'è un tempo dove storicamente perdiamo anche. Cioè, la vita è sempre mistero pasquale, è sempre nell'alta cattedra della croce che deve confrontarsi. E quindi, ecco, addirittura i cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso, ecco il punto di riferimento. E allora, uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione, che Apocalisse richiama continuamente, una volta dice la salvezza è per tutti questi, per ogni popolo, tribù, lingua e nazione. Alla fine adoreranno l'agnello e parteciperanno alle nozze dell'agnello ogni popolo, tribù, lingua e nazioni. In altri momenti invece, come avviene adesso, ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedranno i loro cadaveri, scherniranno, martoriranno e proprio i testimoni della fede. Però poi, ecco la conclusione è la risurrezione. Questo avverrà per 3 giorni e mezzo. E addirittura non permetteranno che loro, i cadaveri dei testimoni vengano deposti in un sepolcro. E faranno festa su di loro, si rallegreranno e si scambieranno i doni. Ma non va a finire così. L'ultima parola per Dio, che è il vivente, non è la morte, ma è la risurrezione. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, e peraltro con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. E vivranno quello che ha vissuto Gesù, la Madonna, Gesù nella sua ascensione, la Madonna nella sua assunzione, la visione dei grandi santi, delle grandi sante, dei martiri. Si sentiranno dire una voce possente che viene dal cielo: salite quassù. E salirono in cielo in una nube mentre i loro nemici li guardavano. Signore, renderci più, sempre di più, figli della luce, figli della resurrezione, figli di un Dio che è il Dio dei viventi e non dei morti. Donaci la fermezza e la fortezza dei santi nel sostenere l'onore e l'onere della fede, della testimonianza, della missione che ci affidi, del Vangelo, della nuova evangelizzazione.